E buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti in questa giornata che ho voluto battezzare fast food perché quando meno te l'aspetti, quando le cose sembrano ritornare ad andare bene, c'era Bitcoin che si stava un po' riprendendo, dopo l'ultimo dump addirittura stava andando ad attaccare la resistenza che aveva perso con la possibilità, ero già pronto ad aprire la mia posizione long se avesse recuperato il livello e insomma ci fosse rimasto sopra in modo da fare il mio no, reclaim retest che è uno dei miei setup preferiti. E cosa succede? Arrivano gli amiconi cinesi e ci rovinano la festa. Bene, benissimo. E che dire, amiconi cinesi che hanno causato un po' di panico generalizzato, un po' di dump, soprattutto nella sessione del mattino dove l'America era ancora a dormire. Poi, quando è partita la sessione americana, c'è stato un attimo di rimbalzo, è tornata un po' la domanda e abbiamo recuperato parte del dump. Comunque, il sentiment generale è tutto fuorché positivo. La notizia principale del giorno, infatti, è proprio questa: la notizia che vede la Cina con una posizione estremamente negativa nei confronti delle cripto, tanto da dichiararle di fatto illegali. Queste sono le parole che ha utilizzato, apparentemente stavolta in modo definitivo. Viene sempre da sorridere, no? Quando la Cina banna Bitcoin, perché si dice sempre che è l'ennesima volta che lo fa. Questa volta, sicuramente a causa principalmente del conflitto di interesse che ha col lancio del suo digital yuan, insomma, del voler mantenere il controllo sulla sua moneta, sembra che faccia un po' più sul serio. Era partita con il mining, vi ricordate il grosso esodo dei miner che c'era stato, cos'era, un paio di mesi fa all'incirca, mi pare, e a seguire questo ha causato poi, cioè ha causato, è stato seguito per l'appunto da altre politiche fortemente restrittive nei confronti delle criptovalute in generale. Al momento la situazione è che innanzitutto il mining per, ovviamente rimane vietato per motivi di energia, consumo energetico, emissioni, scarso contributo all'economia, rischi, insomma, le solite cose che avevano, i soliti motivi che avevano addotto anche precedentemente. E il mining è un'industria vietata, proibita e l'investimento nel mining altrettanto. A questa comunicazione è seguita un altro paper, un altro documento emesso dalla Banca Centrale Cinese dove è stato affermato che non è legale, cioè è attività criminale proprio, acquistare o vendere criptovalute in Cina e che la Banca Centrale Cinese farà tutto il possibile per intercettare gli abusi, per controllare le transazioni, eccetera, eccetera. Tutti gli exchange oltreoceano dovranno smettere quindi di fare attività nel territorio cinese e chiaramente gli exchange all'interno della giurisdizione non hanno più il permesso di operare. E questo ha causato appunto una sfiducia, un calo del mercato, un sell-off, soprattutto poi a causa delle notizie stesse, perché non è una novità di fatto, no? Si sapeva la linea cinese nei confronti delle cripto e non lo so, infatti non riesco neanche a capire questa reazione così esagerata. Non so neanche che cosa ne pensate, vi chiedo anche la vostra opinione, quale sarà la conseguenza di ciò. Sul mining, secondo me, l'impatto è positivo, lo sapete, ne avevamo già parlato al tempo, no? Quando era uscita la notizia sul mining, e io credo che sia tutto fuorché male estromettere comunque la componente cinese dal mining perché utilizzava energia poco pulita, non rinnovabile, c'era forte centralizzazione nei pool cinesi, adesso questo ha avuto un impatto positivo tutto sommato sull'ecosistema Bitcoin, anche perché se andiamo a vedere la distribuzione, adesso scusate, l'andamento volevo dire dell'hash rate è recuperato in maniera abbastanza organica dopo il drop che c'era stato. Allora andiamo a vedere. Oh no, ma ha sloggato, niente, come non detto, però fidatevi sulla mia parola che l'hash rate è in recupero dopo il drop, è in costante recupero. Però quindi capiamo che queste cose non vanno a impattare in maniera negativa sulla sicurezza e sulla salute del network Bitcoin. Anzi, ripeto,
ripeto, per me è una notizia positiva. Il fatto che in Cina non si possa più acquistare e vendere Bitcoin sicuramente non è una notizia positiva, soprattutto per a me spiace per loro, perché comunque devono vivere in un regime di questo tipo dove gli viene imposto che non possono più utilizzare uno strumento come Bitcoin, che è uno strumento comunque che migliora, può migliorare veramente l'economia di un paese, la vita delle persone, perché molti lo possono utilizzare in metodi che la finanza tradizionale non permette, quindi a me spiace per loro, però io credo che noi andremo avanti lo stesso, che dire. Molti exchange, molti mining pool, molti business nel settore stanno muovendo. Se avevano magari la sede a Hong Kong, stanno muovendo la sede altrove. Ad esempio FTX si è spostato alle Bahamas, dove è stato il primo, tra l'altro, a ricevere la licenza dalla loro commissione per le commodity e security, quindi la commissione finanziaria nazionale, diciamo che ha creato un framework proprio dedicato ai business che operano nei digital asset, e FTX è stato il primo a essere licenziato sotto questo nuovo framework, per l'appunto, queste nuove leggi. E quindi credo che qua si veda bene, no, la contrapposizione. Ci sono i paesi che innovano, che introducono queste novità e dicono benvenuti voi che fate business in questo nuovo settore, e sicuramente ne beneficeranno perché attireranno capitali, investitori, attireranno sviluppo. E i paesi un po' più retrogradi, un po' più chiusi, come può essere la Cina, credo che avranno soltanto da perderci. Ma ultimamente la Cina è un po', non lo so, non se la sta passando molto bene economicamente, è un po' a rischio, un po' da bandierina rossa. Vediamo un po' come andranno le cose in futuro. Detto questo, l'altra notizia, adesso come al solito vi faccio la carrellata di notizie e poi mi raccomando tenetevi pronti perché vi voglio sul pezzo, voglio il vostro contributo, voglio che partecipiate con domande, con opinioni e con quello che avete da dire, qualsiasi cosa essa sia. Altra notizia del giorno: Binance che ha rivelato finalmente, no, in realtà, la data dopo la quale non sarà più disponibile Binance Futures in Italia, 23 dicembre. Quindi attenzione, se avrete provato a loggarvi oggi e ad aprire posizioni su Binance Futures avrete visto che non si può già più. Da oggi al 23 dicembre si può solo ridurre o chiudere le posizioni. Dal 23 dicembre in poi non si potrà più fare niente, verranno chiusi in automatico. Se avrete posizioni futures aperte ve le chiuderà in automatico a mercato, insomma, al prezzo che ci sarà in quel momento. Quindi io consiglio di andare a controllare e a prepararsi, e quando è il momento chiuderle per spostarle poi eventualmente altrove. Il resto dell'exchange non subisce limitazioni. Adesso cerco un po' di riassumere le domande che mi avete fatto oggi, perché dopo che ho inoltrato la comunicazione di Binance mi avete inondato anche lì di domande. Ma quindi chiude tutto, cosa faccio, sposto i fondi altrove? Le solite domande, no? un po' di panico generale. Allora, da un punto di vista, da un lato capisco il disservizio, perché effettivamente di punto in bianco non si può più andare ad aggiungere collaterale, andare ad aggiungere posizioni, quindi se magari uno aveva una posizione da gestire in itinere, purtroppo adesso si trova forzato o a ridurla o niente. Quello è un po' una scocciatura. Però questa cosa già la sapevamo, perché prima, cioè un mesetto fa era più o meno, mi pare, no? Forse anche qualcosa in più, Binance aveva già comunicato, attenzione, che tra un po' limiteremo l'accesso ai futures, quindi preparatevi per tempo. Ecco, oggi stangata, quindi da oggi in poi non si può più aprire posizioni o accrescere posizioni. Però il resto dell'exchange, quindi spot, staking, earn, launch pool, eccetera, 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 rimane inalterato. Ciò che non sarà più accessibile sono futures, CoinM, USDM, tutti quanti, margin trading, quindi quelli in leva, i leverage token, quindi quelli bull, bear, no, com'è che si chiamano lì? Up, down si chiamano, mi sa.
E poi le opzioni, che vabbè, penso che quasi nessuno di noi abbia usato in passato, perché diciamo che c'è di meglio, tipo Deribit. Quindi queste sono le feature che verranno limitate, il resto rimarrà. Quindi non c'è bisogno di scappare da Binance per il mercato spot, che è credo l'utilizzo che ne facciamo per la maggior parte, rimane assolutamente un validissimo exchange. Le altre domande che mi avete fatto sono: quali alternative? Io è da un mese più o meno che ve lo dico, che vi propongo le alternative su cui mi sto spostando io, ma oggi vi do due scelte, perché non mi sembra giusto neanche imporne una soltanto. Una FTX, che è quello che vi ho già shillato fin troppo, quindi oggi non dico nulla, giuro, su FTX, perché altrimenti poi mi date del venduto. E l'altro è Huobi. Sono due ottimi exchange. Di FTX ne ho parlato ieri in un video, tra l'altro un tutorial che mi avevate chiesto proprio perché l'ho introdotto molto nell'ultimo periodo, e l'altro è Huobi, che l'ho scoperto recentemente grazie a voi tra l'altro e sto approfondendo proprio in questi giorni. Su Huobi ci sono un sacco di futures anche lì e l'interfaccia è molto simile a Binance, abbiamo i coin M, USDM e soprattutto a scadenza e perpetual, che sono le cose comode per chi magari ha operatività miste, ok? Qui potete vedere che ce n'è veramente una valangata su Bitcoin, ad esempio, su Ethereum, Link, Dot, EOS, Tron, Cardano, bla bla bla, sono una valangata, forse addirittura di più di quanti ce n'erano su Binance. E inoltre le commissioni sono anche più basse di Binance, ho scoperto, perché abbiamo lo 0,02% maker fee, quindi limit order, 0,04 taker fee. Binance era 0,04 per entrambi, se non ricordo male, correggetemi se sbaglio, o forse erano uguali, non lo so. E vi lascio il mio referral link, vi lascerò, perché qui su Twitch non ce l'ho, ve lo lascerò in descrizione su YouTube, il mio referral link per Huobi, se volete, che vi dà il 20% di sconto delle fee sull'exchange per sempre, simile a Binance. Sono riuscito a ottenere quel referral link lì e vi consiglio di utilizzarlo se vi interessa la piattaforma. Huobi è una piattaforma molto completa che tra l'altro è molto orientata alla compliance anche lei, quindi è sicuramente un'ottima alternativa. Ve l'ho detto, FTX e Huobi secondo me al momento sono le migliori scelte per orientarsi sul mercato dei futures. Poi su Huobi non è che ci sono solo futures, adesso prima o poi vi farò il tutorial anche di questo, prima devo studiarmelo per bene io e iniziare a spulciare tutte le varie feature, tipo il trading bot, una cosa, che tutte quelle cose di cui vi ho parlato nei giorni scorsi. Comunque, poi girata questa parentesi, cos'altro vi volevo dire di bello? Ah sì, ecco, passiamo a argomenti un po' più felici, dai, parliamo un po' di DeFi, che ci sono un sacco di novità piacevoli. Allora, la prima è Insurace, che è una piattaforma di assicurazione DeFi, che ha creato, guardate, dei bellissimi bundle, che sono delle assicurazioni che comprendono più cose. In particolare quella che vi volevo mostrare è questa, Anchor Mirror più UST insieme. Per chi utilizza un'operatività mista, ad esempio mi viene in mente Anchor, lending su Anchor per la rendita su UST, AUST a collaterale su Mirror, long farm, short farm, tutte quelle cose bellissime che avevamo detto tempo fa, e qua papam abbiamo un'unica assicurazione che ci copre da tutto, dal rischio degli smart contract e dal rischio di depeg di UST. È vero, è un rischio basso, parere personale, però un'assicurazione sicuramente schifo non fa, ok? Quindi ve lo volevo mostrare. Poi vabbè, questa è una piattaforma che al di là di questo ha tante altre coperture interessantissime, che ecco, il settore dell'insurance su DeFi io credo che sia destinato a crescere di pari passo alla crescita dei grossi capitali che entrano, perché finché uno ci mette play money, quindi 1.000 euro, da dire vabbè anche se li perdo non muoio, un conto, ma se arriva il fondo con 10 milioni capite che la cosa è un po' diversa, quindi magari ci tiene di più a coprirsi da qualsiasi possibile eventuale rischio alla spesa chiaramente di un premium ulteriore. Questa ad esempio annualizzata costa il 6.2%, Anchor Mirror UST, però attenzione perché le strategie combinate Anchor Mirror rendono molto bene, quindi questa è una scelta che si può fare. Anchor UST da solo costa il 4% invece, quindi quello
lo scaliamo dal nostro 19,5 di Anchor e dormiamo sereni. Ecco, questo è un po' il motivo per cui esistono queste assicurazioni. Purtroppo c'è un costo capitale ulteriore, perché chiaramente occorre vincolare un po' di capitale all'interno dell'assicurazione, quindi quello forse può essere l'unico piccolo contro. Poi, procedendo nel nostro fantastico mondo DeFi, parliamo di Avalanche. Allora, Avalanche si è aggiornato, non so se avete visto, avete letto, ma questo aggiornamento, che si chiama Apricot Phase 4, ha introdotto, ha migliorato l'algoritmo di consenso alla versione Snowman++. E in sostanza cosa fa? Vabbè, tante cose tecniche, l'impatto sull'utente è minori fee sulla C-Chain, che è la chain sulla quale si interagisce con gli smart contract, quella tramite MetaMask, per parlare in termini terra-terra. E la riduzione è stata del 56%, niente male. Niente male, e ottimizza di più il costo delle fee in base al carico del network, quindi meglio, perché comunque non è che era proprio economicissima Avalanche da usare, diciamo la verità, adesso molto molto di più. Sempre su Avalanche, pam, non so se avete visto questo bellissimo annuncio, tac, la parte finale è la parte importante, Aave e Curve arrivano la prossima settimana, quindi preparatevi a farmare, prepariamoci a farmare, perché ci sarà da divertirsi. Non vedo l'ora di vedere se si potrà fare la classica mossa deposito collaterale su Aave e mi pagano, prendo in prestito qualcosa e mi pagano, quel prestito in stablecoin lo metto altrove tipo su Curve e mi pagano ancora. La goduria che c'era all'inizio di Polygon, per capirci. Io spero veramente di sì, perché sarebbe una cosa splendida. Poi, Luke, come si scrive Huobi, l'exchange che hai nominato prima? Grazie. Huobi, H-U-O-B-I. E vabbè, adesso mi tocca shillarvi il referral link, ragazzi, visto che me lo chiedete così, me lo mettete su un piatto d'argento, aspettate che ve lo shillo immediata subito, proprio ce l'ho pronto qua sulla punta della lingua, ragazzi, so che fremevate, non volevate altro, eccolo, tac, Huobi sconto 20, classico linkozzo, super shillato. Poi, allora, procediamo, cos'altro abbiamo sempre su... No, non c'entra Avalanche in realtà, ma c'entra il mondo Cosmos, che è un altro che merita di essere osservato in questo periodo, e sono arrivate le prime stablecoin su Osmosis, che è il primo DEX su Cosmos. Allora, il funzionamento è quello del classico DEX, tra l'altro ci sono alcune coin molto interessanti, tipo CRO, non so se lo sapevate, ci avevate mai fatto caso, spero di sì, perché ne avevamo parlato al tempo. Allora, guardate, tra l'altro gli APR che ci sono, cioè non è proprio una cosa così da ridere, Atom Osmo 200%. E poi dov'era quella con CRO? Era bello anche CROSMO 263%. Vabbè, ok, d'accordo. Cioè, vabbè, io ve la lascio lì, perché secondo me vale la pena conoscerlo. Ma è da sempre che è così, eh? Cioè, questa è tipo la ventesima volta che lo guardiamo. Ventesima no, ma la quarta o la quinta sì. Atom CRO 140%. Quindi, per mettere a rendita le coin del mondo Atom, this is the way. Poi, ecco, guardate, se andate a vedere su Assets, vedete che è arrivato EUR e NGM, che è la stablecoin dollaro, di eMoney, che è un provider di stablecoin, per l'appunto, che ha appena terminato l'integrazione con l'IBC, che è l'Inter-Blockchain Communication Protocol, quello al quale diventerà compatibile anche Terra dopo il nostro amato Columbus 5, quindi arriverà anche UST, arriveranno gli M-Asset, ragazzi, ci sarà veramente da divertirsi su Osmosis e da quelle parti, quindi vale la pena davvero seguirlo, perché credo che crescerà veramente tanto come ecosistema, questo è un po' il suo periodo anche. E questo è quanto, al momento non ci sono ancora pool, però qua dice stay tuned for more details, tra l'altro c'è euro proprio, euro, neanche dollaro, c'è pure l'euro, liquidity pools and rewards, non vedo l'ora, seguiremo insieme ovviamente. Poi ecco questa notizia, ve l'ho voluta citare perché, caspita, è
un investimento di 680 milioni, cioè non è poco, Series B, è l'investimento Series B più grande d'Europa che ci sia mai stato, a Sorare, che in realtà si pronuncia Sorare perché è francese, che è quella specie di gioco di fantacalcio, no, con NFT su blockchain, di cui vi avevo fatto il video sei mesi fa ormai, che vabbè, io non, come sapete, non è che io sia un grande fan di calcio, però è interessante, cioè uno dei... Il gaming e gli NFT lo sapete che vanno molto d'accordo per come la vedo, e infatti Sorare ha un mercato che è parabolicamente crescente, i calciatori sono anche loro, hanno un pricing che tende alla crescita con il numero di utenti, perché se sale la domanda sale anche il prezzo, e quindi cioè è veramente... Durante il bear market hanno tenuto botta, tra l'altro, i prezzi. E quindi è assurdo, è incredibile. Per chi ne capisce di calcio, secondo me vale la pena andarlo ad esplorare. Se date un occhio al mio video, lo potete andare a, come dire, a capire meglio, a studiare un po' di più. Basta, ho terminato con le news e cose varie, direi. Non ci dovrebbe essere altro, tra poco andiamo ad analizzare anche il grafico che adesso vedete si muove in questa area, pam, ci speravo, mamma mia, che tornasse qua dentro, miseria, avevo già carico il long, non fatemi ci pensare, maledetti, do la parola a voi, dai. Allora, vediamo cosa avete di bello. Ciao Luca, qual è il miglior exchange da lanciare a BitsGap? Quello con meno fee per operazione. Porca miseria, Binance direi, o no, anche FTX però c'è, che forse adesso che non ci sono più i futures, sullo spot forse FTX ha fee migliori di Binance, devo valutare. Dunque, ciao Luke, come mai sul canale Telegram non attivi l'opzione nativa dei commenti? Perché diceva un gran casino, non si tratta di una chat di gruppo ma di commenti alle singole news del canale, lo so, però il problema è che poi si riempiono di spam quei commenti, una delle piaghe più grandi di come si chiama di Telegram è lo spam, c'è una quantità di spam atroce, e dato che noi ormai siamo in 40.000 nel canale, no, mi spaventa tantissimo la cosa, preferisco parlare solo io. Mars novità, sai che non credo in realtà, andiamo a vederci insieme. Guarda su Twitter, tanto se li segui, Mars Protocol, Mars, tac, vediamo se hanno detto qualcosa di nuovo, che io sappia non c'è, oh, ok, attenzione, token launch drop announced, date TBD però, no, quindi la data non c'è ancora, perché questo è... Mi pare che sia esatto, è l'articolo dell'altra volta. No, non c'è ancora la data, ma sappiate che vi avviserò il giorno stesso quando si saprà la data, e mi auguro che si saprà con un po' di anticipo, ecco. Segnati Kudos come progetto. Che è Kudos? Beh, devi darmi un po' un teaser però, non puoi buttarmelo lì così. Mi sono connesso solo perché non volevo essere un cinese. Ciao Luke, posizione long su Terra ora, come la vedi? Te lo dico subito, Luna BTC. Allora, beh, non male. Allora io ti dico, guarda, qui si è verificato un po' quello che avrei sperato si verificasse su Bitcoin, quindi il reclaim di un bel livello di supporto, e quindi ci può stare l'entry qua dentro, tra i 7.000 e i 7.500. Così, tac tac. Primo take profit, ma neanche, to the moon qua e basta, no, scherzi a parte, questo è un buon entry perché il reclaim così non è affatto male, quindi bene per Luna che mi sembra molto 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 carico. Poi, dunque, cosa abbiamo di bello? Tu usi una VPN? Se sì, quale? Quella di Malwarebytes, no, Malwarebytes lo uso come anti-malware per l'appunto. La VPN ho, mi pare, aspetta, te lo dico subitissimo, ExpressVPN,
ma credo che siano un po' tutte che una vale l'altra. La consiglio a prescindere per motivi di privacy, non perché c'è qualcosa da nascondere, ma perché è sempre meglio non esporre il proprio IP in pubblico ai siti che si naviga. Secondo me è una buona norma da utilizzare a prescindere sul web, andare a utilizzare appunto una VPN. Dunque, Bitsgap e Token per 3 esaminato. Guarda, è ancora un esame breve, però per quel poco che ho fatto funziona molto molto bene, però voglio avere un po' più di campioni, ecco, prima di dirvi mi sono trovato bene, non mi sono trovato bene. Ci sto giochicchiando un po' su ADA in particolare, però sì, mi sto trovando molto bene. Poi, dunque, c'è un possibile scenario di vedere Bitcoin sotto i 40k come mesi fa? Ah beh, assolutamente sì. Direi proprio di sì, scusami, torniamo sul grafico. Siamo a 42, quindi il prossimo, quello che è più vicino, è proprio lì, 40k e dintorni, no? Questa zona. E se lo perdiamo, non benissimo, perché torniamo nella zona dei minimi, quindi cambia, cioè sapete che adesso ci troviamo, no? In una situazione dubbia. Ovvero, abbiamo fatto il lower high, questo l'abbiamo capito, l'abbiamo detto nelle scorse live. Adesso dobbiamo capire dove fa il low, perché abbiamo davanti delle possibili strutture che vanno dalla più bullish, che potrebbe essere questa, immaginatevi, quindi equal high e tac, higher lows, così, fino alla intermedia, che potrebbe essere questa, cioè high e low abbastanza compressi, triangolati, fino alla più bearish, che potrebbe essere questa, no? Quindi lower highs equal lows, tac. Queste sono un po' le varie strutture che si potrebbero andare a costruire adesso. Non c'è fretta, come vedete c'è ancora da capire tante cose. E in base a quello che combiniamo aumenta o diminuisce la probabilità di un esito rispetto a un altro. E chiaramente se noi andiamo a perdere i 40.000 e giochiamo da qua, da queste parti, aumenta la probabilità di questo e diminuisce, se non si azzera a questo punto, la probabilità invece di questo, no? Di una cosa più bullish. E quindi cambia, capite bene, la situazione complessiva. Ecco, questo è un po' il discorso. E la risposta è sì, ovviamente tutto è possibile, non esiste predizione del futuro, non esiste sfera di cristallo, anzi ne approfitto per ricordarvi che tutte le analisi che facciamo non sono finalizzate a predire il futuro, parliamo sempre di probabilità proprio per questa ragione, perché non esiste un'analisi tecnica che vi predice il futuro, ci sono diversi esiti, ognuno con la sua probabilità e ognuno ha un modo di affrontarlo, no? Ad esempio abbiamo detto, se avessimo fatto un reclaim qua sopra c'era questo setup long, tac, proprio perché andavamo a seguire questa possibilità che diventava più probabile. Al contrario, se perdiamo qua sotto, purtroppo non c'è più quel setup long. L'altro ieri, ve l'ho detto nell'ultima live, qualcuno mi diceva che si poteva già aprire lo short qui, perché era un breakdown retest, esattamente finalizzato a seguire questo scenario. Ogni scenario ha un suo piano d'azione, ovviamente col senno di poi sappiamo che è andato bene, ma prendo lo short qui senza senno di poi poteva invece fare così e stopparcelo, ma perché fa parte del gioco, ok? Non esiste scenario certo, esistono più o meno probabili e modi di affrontarlo. Poi procediamo. Allora, Luna potrebbe tentare un nuovo attacco ai massimi a breve, lo penso anch'io. Luca, conosci UpBots? Avevano fatto il coin drop su FTX? Sì, lo conosco, ci avevo dato un occhio ma mi sembrava un qualcosa di lasciato lì a metà. Non ho capito bene a che cosa servisse, non mi diceva proprio nulla, nulla di nulla. Cosa ne pensi di Cielo che non perde un colpo? Me lo sono segnato tra i layer 1 da esaminare, purtroppo insomma devo studiarmelo assai. Poi, dunque, come vedi Matic sul medio-lungo periodo? Mi sembra sia rimasto un po' indietro rispetto ad altri, ma sai cos'è? Che su Matic, è vero, hai detto le parole giuste, è rimasto un po' indietro, perché di fatto con Arbitrum, con questi nuovi layer 2 più integrati con Ethereum, no? Poi c'è Avalanche che si sta prendendo un po' tutto l'interesse, non è un layer 2, è un'altra chain Avalanche, però ecco, Polygon rimane la domanda, perché utilizzarlo? E infatti potete vedere che siamo un po'
da un trend sul TVL e tendenzialmente ci si sta spostando altrove. Adesso il drop è ovunque a causa del dump cinese di oggi, chiaramente, però vedete che Arbitrum è in up. Adesso, tra l'altro, non so se questo è giusto o no, perché qua mi dà 790 milioni, mentre su L2Bit mi dà 2,2 miliardi, non lo so. Probabilmente qua con... Ah, ok, ho capito, sì. Qui probabilmente conta solo le piattaforme DeFi, qua invece conta tutti gli asset spostati sul Layer 2. Ok, niente, come non detto. Su Polygon a sto punto che cosa abbiamo? Vediamo, scusate, ma sono curioso. Dov'è? Non c'è forse qua? No, non lo vedo. Non lo vedo. Niente, perché qualcuno non lo considera neanche un layer 2 Polygon addirittura, perché è una sidechain di fatto, e vabbè, niente, non volevo perdere troppo tempo. Però, ripeto, è in uptrend Arbitrum, Avalanche pure, chiaramente, papapapam, guardate che roba, impressionante, e quindi ha portato un po' via l'hype a Polygon. Polygon, non dico che è una roba superata, però a volte fa pensare che lo sia, ecco. E poi anche le altre chain, dunque Harmony non ancora perché non c'è ancora quasi niente, però arriveranno gli incentivi anche lì. Su Cielo non c'è niente neanche lì quasi. Che cosa c'è su Cielo? Mento? Che è sta roba? Ragazzi, devo studiarmi sto maledettissimo Cielo, lo so io. E poi vabbè, Terra è sempre Terra, quindi sempre molto sul pezzo, in crescita veramente organica, mi sta piacendo tantissimo quello che fa. Solana, anche lei è un po' in recessione, per quale motivo? Perché si sono abbassati gli APY. Solana faceva gola fin tanto che c'era quell'uptrend folle, no, che si cavalcava tantissimo. Ma a proposito di Solana, dunque, ci sono, c'è una, questo nuovo DEX che è Orca, che ha lanciato da poco il suo liquidity mining. Pools, guardate, ci sono cose interessanti, tipo stable 28%, poi beh, Orca Sol 230, non male, non male. Ethereum Sol 108, MSOL Sol 18,5, questo per chi vuole holdare Sol. Poi cos'altro abbiamo di bello? Bitcoin Sol 80%, però qua andiamo in zone un po' più scarse di liquidità. Mentre avevo visto proprio ieri che stavo guardando qualche alternativa ai pool di Saber, che appunto sono un po' ritracciati come rendimento. Allora, avevo visto questo Marinad, che è dove si può mettere in staking Solana con l'APY del 6,21 e ti dà MSOL, no? Deriva da qua, MSOL, M sta proprio per Marinad, e è in staking, è come BET di Binance, per capirci, uso sempre questo, questo parallelo. E dunque, guardate, qua c'è la sezione DeFi, dove vi fa vedere dove andare in sostanza a buttare gli MSOL, e abbiamo direttamente su Marinad, non ho capito bene come funziona perché ammetto di non averlo ancora usato, però qui abbiamo MSOL Sol, Sol Only Deposits, quindi se io vado a fare Add Liquidity mi fa mettere soltanto Sol, e qui mi dice you burn Sol MSOL, ok, in sostanza tu depositi solo Sol, e quando rimuovi liquidità ricevi sia Sol che MSOL. Interessante. E l'APY non è malaccio, 15,26. Adesso è meglio Orca, come abbiamo visto. Però di per sé questo è più, ho visto che è più stabile, quindi niente, ve lo volevo solo buttar lì. Port, non so se l'avete visto, anche questo, che è una piattaforma di lending, anche lei aveva lanciato il suo programma di liquidity mining, stai buono, con degli APY a tratti interessanti. Ad esempio su Sol, vabbè, abbiamo un 7%, c'è di meglio. MSOL quasi il 10%. Ed è tac, deposita e dimentica. Per il resto stablecoin poco interessanti, c'è sicuramente di molto meglio, sicuramente ha i vantaggi di Solana delle zero fee. Non volevo perdermi via però, e la risposta alla tua domanda su Polygon è, come dici tu, è rimasto un po' indietro, hai usato le parole giuste.
Dunque, ciao Luke, mi sto affacciando da poco in questo mondo. Potresti spiegare brevemente il funzionamento delle pool e delle rendite sulle varie piattaforme? Oh mamma mia, da quel che vedo sembrano super convenienti. Guarda, ti consiglio di approfondirle, però se te le spiego adesso, probabilmente finiamo stanotte a mezzanotte. Quindi io ti consiglio, mi autoscillo ovviamente, di andare a dare un occhio sul mio canale. Se tu guardi qui, tac, il mio canale. Eccoci qua, ci sono un po' di playlist, tra cui DeFi e rendite passive. Qui vado a spiegare un po' tutto, magari guardati un po' anche quelli più vecchiotti, così capisci perché cerco di spiegare tutti quei concetti che dici tu, quindi i rischi, da dove derivano i rendimenti, quali diverse piattaforme ci sono, ad esempio, dunque, qua avevo spiegato 5 metodi, no, dov'è che era? Deposito e dimentica da qualche parte, non mi ricordo, ne ho fatti talmente tanti che non mi ricordo neanche più, ragazzi, è allucinante. E parti da qua, guarda, DeFi Consapevole. È un video che è un videocorso di fatto, dura 33 minuti con le varie slide, vedi, tac, dove spiego, e mi sono messo anche l'autolike, non a caso, e dove spiego un po' tutto, cerco di dare un po' di una piccola spiegazione su come approcciare il mondo della DeFi in maniera per l'appunto consapevole. Quindi parti da lì e poi approfondisci. Poi, dunque, vediamo cos'altro abbiamo di bello. Vedi qualche controindicazione nel portare BET su Anchor, swappandoli direttamente su TerraSwap da UST invece che importarli tramite Lido? Allora, fammi vedere qual è il tasso di cambio. Fammi controllare. Allora, vediamo, dov'è il pool? BetUST, eccolo. BetUST, vediamo. Ah, mannaggia, non mi dice il prezzo. Niente, andiamo direttamente su TerraSwap, così ti dico se conviene oppure no. Mentre qua andiamo a vedere il prezzo di Ethereum. BET ETH dovrebbe essere 1 a 1, quindi supponiamo che è 2.900 dollari il prezzo di Ethereum attuale. Vediamo BET UST. Un BET qui viene prezzato 2.900. Sì, direi che è assolutamente fair come prezzo. 2.900, 2.900. 2.898, 2.893. Sì, assolutamente nessuna controindicazione. Anzi, ti paghi meno fee, perché se tu vai da Lido, Anchor Lido fai, eccolo, e vai a fare il giro da Ethereum a BET, ti puppi 70 dollari di gas fee, quindi magari diciamo che c'è di meglio, ok? E quindi assolutamente sì. E buon modo, tra l'altro, per mettere a rendita Ethereum. BET, collaterale in Anchor. Borrow UST, quant'è adesso tra l'altro l'APR del borrow? Andiamo a vedere, tac, stai buono, borrow, vediamo, 11,19, un po' calato perché sarà dumpato Ankh, presumo, vediamo, sì, meno 7% che è 3 dollari Ankh, però assolutamente valido, validissimissimissimo. Allora, torniamo qua, torniamo da noi. Luke Compound è ancora valido? Oh sì che è valido, perché no? È valido soprattutto, sai per cosa? Per andare a depositare collaterale. Perché la rendita non è che sia da wow, da effetto wow, però ad esempio, sì, ciao. Se vuoi mettere a rendita una qualsiasi di queste coin, l'altro giorno qualcuno mi parlava di Link, come mettere a rendita Link, lo depositi e prendi in prestito, cosa prendiamo in prestito di bello? USDC, Tether al 4% e poi Tether lo metti a rendita dove ti rende più del 4%. E questo è un po' il discorso. E qui tra l'altro ti puppi anche, cos'è, 0,70, l'1 e qualcosa in comp, no scusa, lo 0,7 in comp, e poi con USDT ti puppi l'1,32 in comp, quindi bene o male non hai neanche un costo esageratamente elevato per come dire, il prestito in questione. E quindi questo è un ottimo uso. Come vedi, andare a fare supply di capitale per un 4%, un 3%,
non ne vale la pena, c'è di molto molto meglio. Allora, torniamo qua. Dunque, dove siamo finiti? Non guardi Igled da tanto, ci dai un occhio? Diamoci un occhio, tra l'altro facciamo il video, la prossima settimana, quindi state sul pezzo. Allora. Ah, qui ha fatto un retest da manuale, va che roba, tac, così proprio, pulitissimo. Qua ce n'è un altro. E al momento cosa ci combina di bello? Allora, ha fatto il suo low, sta cercando il suo high, quindi potrebbe fare una cosa di questo tipo. Bisogna vedere dove lo trova l'high, perché in base a quello si capisce che intenzioni ha. Adesso sta rimbalzando, sta cercando di andare a cozzare di nuovo in zona massimi e poi vediamo. C'è da vedere che struttura fa. Sicuramente il macro è bullish, su questo non ci piove. Bene. Dunque andiamo un po' giù. Per rimanere in tema, oggi è una delle mie poche live dalla Cina. Attenzione che se ti beccano ti bannano anche a te. Ti spiacerebbe guardare i grafici anche in scala logaritmica? Ah, wow. Sì, ogni tanto sì, dai. Specie se guardi time frame ampio, grafici molto estesi. Grazie PS, in Cina non possiamo usare nemmeno Facebook o Google. Sì, lo so che c'è abbastanza, diciamo, totalitarismo. E allora, qua vediamo, vedete, vediamo il settimanale, ad esempio. Mettiamone uno più ampio. Settimanale che non fa altro che confermare, no, quello che abbiamo detto prima sul dubbio su cosa succederà. Andiamo a fare così, andiamo a fare il triangolo ribassista, andiamo a fare così, triangolo rialzista, boh, vediamo. Comunque, log. Sul log, vabbè, sembra quasi che faccia ridere qua questo ritracciamentino, sembra una piccola bull flag. Però sai, io non sono un grande fan del grafico logaritmico, perché poi la price action così la valuto su... Cioè, no, non amo le trend line in generale, poi la price action la valuto più sul breve. Questa è un po' la ragione. Vediamo dunque se andiamo a tracciare una trend line qui cosa succede. Così non succede quasi niente, non aggiunge tanta informazione, ecco. Quindi preferisco il grafico lineare sinceramente. Poi allora, domanda: mi ritrovo il wallet di Binance pieno di polvere, nel senso di quantità minuscole di token, come posso distinguere quelle provenienti da referral ed evitare lo smart contract di non avere... Ma il Dust Attack, guarda che su Binance non te lo fanno mica, il Dust Attack te lo fanno sul wallet tuo privato. Wallet di Binance, tu, è tutto tuo, cioè non te ne curare del Dusting Attack, non c'è nessun tipo di pericolo. Fai pure il convert to BNB e spazza tutto in BNB, assolutamente. Allora, tu usi Planet Finance per mettere a rendita UST? Hanno un boost attivo su un pool stablecoin con UST che offre un APY molto interessante. Planet Finance non lo conoscevo, vediamo. Che cos'è? Acqua. Shitcoins, bellissimo. Tra l'altro fa spaccare che questa società di audit Alborn è tipo il mio logo specchiato, fantastico. Sono arrivato prima io, però giuro. E non so che cosa sia, stablecoin yields, vediamo. 77 milioni tra l'altro, non è male, eh? Ma è su Terra? No, non sembra. Però c'è Boost UST 54%. Su che chain è? Su BSC, visto che c'è tutta sta roba di BNB. Vediamo. Ah sì, mi sa che è su BSC. Ma tra l'altro la BSC come sta andando anche lei? Che non me la son più filata minimamente. E forse a sto punto è un peccato. Allora, connect, tac. Sì, è su BSC. Scusate, abbiate pazienza, ma Binance cosa abbiamo? Come andamento? Ah beh dai, non se la cava malaccio, è rimasta comunque sui suoi 15 billions. Hai capito. E dove si posiziona? Eccolo qua, Planet Finance.
Sai che mi ci butto un occhio, adesso lo tengo lì, ma poi me lo studio, faccio un po' di compiti. Faccio un po' di compitini. Allora, un parere sui migliori layer 2 e utilità del proprio token. Ma guarda, molti layer 2 non hanno neanche un token. Guarda Arbitrum, non ha il suo token. E XDAI non ha il suo token. Cioè, alla fine non si tratta di una cosa. L'unico che ha il token è Polygon, ma perché appunto è una sidechain, quindi ha bisogno del suo consenso. E quindi sono il migliore per me adesso è Arbitrum come layer 2, te lo dico con tutta sincerità. Assolutamente sì. Luke, ma perché Binance non lista CRO? Avranno litigato, sono competitor. Non lo so, guarda, ti giuro, non ne ho la più pallida idea. CRO c'è. Su FTX c'era? Fammi vedere, fammi checkare. Fammi checkare. Dunque, CRO. Sì, c'è su FTX. Vabbè, su Binance no, non so che dire. Non so che dire. Poi, puoi fare un'analisi del grafico di Synthetix? Cosa ne pensi di questa cripto? È interessante Synthetix, eh? È interessante. Vediamo il grafico. E il grafico è un po' costretto, cioè un po' lì, vedi? In questo range spiaccicato sui minimi, tra l'altro locali, ovviamente. E sai che ti dico? Che il suo entry potenziale potrebbe essere questo per il momento. Tac. Eccolo. Al momento questo è un possibile entry, però vedo poco altro su Synthetix ora come ora. Perché, beh, poi ci metti lo stop loss qua sotto con comodità o anche qua sotto volendo. Che sia un po' più pericolosino e basta, però non mi fa impazzire come grafico dopo questo andamento così dei massimi ribassisti, non lo so. C'è qualche posto per farmare gli LP di Terra Swap? No, purtroppo. Purtroppo no, mannaggia. Dà degli APR che non sono male, perché se guardi questa dashboard ti fa vedere gli APR che vedi, alcuni sono assolutamente validi, però maledizione, non puoi mettere in staking gli LP da nessuna parte per il momento. Io spero che in futuro accadrà. Poi, posso chiederti se conosci Revo Network? Credo sia un progetto italiano. No, non lo conosco, mi spiace, non conosco. Ho investito su Mirror e Anchor con strategia Delta Neutral. Come faccio a incrementare la posizione? E per incrementare la posizione devi andare ad aggiungere collaterale. Allora, attenzione, se hai fatto tutto il passaggio, no, da UST. Earn Anchor AUST collaterale e altri UST per fare la posizione long, devi andare ad avere altri UST da mettere in parte nella posizione long e in parte nell'Anchor AUST e più borrow short, quindi devi tenere bilanciati i due farm long e short in sostanza, questo è un po' il discorso. Puoi dire in breve come caricare Binance da FTX per non pagare le commissioni a carta? Non credo di aver capito. Come caricare Binance da FTX con la carta? Non, no, mi è sfuggito qualcosa. Oggi ho fatto lezione di DeFi al mio commercialista. Quando gli ho detto del 20% di rendita su ST su Anchor, stava per prendere un colpo. Ma è assurdo. Cioè, quando fai vedere certe cose, la prima reazione è: oh, ma sarà una truffa, sicuro, una truffa. Poi gli spieghi come funziona e 99 persone su 100 le perdi per strada e non ti ascolta neanche. Quell'una su 100 poi rimane così. Wow. Effetto wow assicurato. Dunque. Che ne pensi di una live solo Ask Me Anything dove rispondi alle tue opinioni su vari progetti? Guarda, il problema è che, cioè io lo farei volentieri, eh. Il problema è che poi spesso vi dovrei rispondere, non lo so, non lo conosco. Perché finché mi chiedete quelli classici, no, di cui alla fine parliamo spesso, vi posso dire la mia, ma se poi mi chiedete magari le altcoin più piccole, cioè, purtroppo non le conosco, non è il mio campo, ecco. Compra BUSD e trasferisci da FTX a Binance. Ah, per passare da FTX a Binance a basse fee, ma in realtà da FTX prelevi le crypto senza fee, a prescindere, a parte le RC20 se non hai i token FTT, se ne hai 25 hai anche i prelievi gratuiti RC20. Altrimenti sì, quoto il passaggio da Boost.
Vediamo. Parlaci di Bina Protocol, anche quello, cioè è in arrivo, intendo. Ebbene, direi che possiamo andare a dare un occhio a un paio di. Come vedi, Matic, l'abbiamo guardato il grafico di Matic? Forse abbiamo guardato solo che è rimasto indietro, ma poi non mi sono filato il grafico, no. Grafico non benissimo, eh? Anzi, tutt'altro. Tutt'altro, perché insomma è molto schiacciato, ha fatto un top molto forte qui e adesso si trova un po'. È un po' un triangolo ribassista anche il suo, vedete, una cosa di questo tipo. No, non mi piace, non mi piace. ETF per Bitcoin, sarà la volta buona? Ragazzi, io lo spero, ma se non è adesso è questione di tempo, cioè c'è poco da fare, è soltanto questione di tempo. La domanda è alta, la pressione sulla SEC anche, quindi è questione di dannatissimo tempo. Allora, Ethereum è come nel 2017, che vuol dire? Che vuol dire come nel 2017? Bene, bene, bene. Perché non tradi sull'exchange di crypto.com? Perché non ci sono tutte le copie di cui ho bisogno. Crypto.com, secondo me, è il top per chi ha bisogno di qualcosa di semplice da usare, ecco. Quindi l'app di crypto.com è l'ideale per chi non vuole perdersi dietro a mille ordini, mica ordini. Tra l'altro, a proposito di crypto.com, guardate, tac. L'ultima notizia che mi ero dimenticato di citarvi. Ehi, avete visto FTX, tra l'altro, che ha fatto la partnership con la Mercedes, con la scuderia? Allora, Crypto.com? Oh no, non si chiama. Eccolo. Allora, oggi è partita l'hackathon, quindi un po' i primi test, no, per cercare di sviluppare sulla Kronos Chain. Ecco, la Kronos Chain secondo me è uno degli eventi più importanti da seguire in questo periodo, cioè in questo periodo, il 19 ottobre quando uscirà, perché sarà un altro ecosistema interessante, lo credo fortemente. Tac, BTC USD. Tac, 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 eccoci. Allora, partiamo da qua. Abbiamo il nostro dump in precisione proprio in corrispondenza con la resistenza, con il retest bearish della resistenza. Pam, siamo andati a toccare qua sotto i 41.000 e al momento tengono. Quindi i 41.000 sono l'altro supporto, la zona 40-41 alla fine. Questa è un po' l'area, no? Tac. Finché tiene, che dire, non siamo ancora ufficialmente nel range dei minimi, quindi potremmo ancora avere un esito di triangolo oppure addirittura bullish, forse. Se perdiamo i 40.000 diventiamo un po' più bearish. Sul breve, in realtà, l'abbiamo già fatto il costrutto di top, se vi ricordate, e questo voleva dire lower high fatto, ma questo era già ufficializzato nella scorsa live. Se lo recuperavamo ritornavamo bullish, quindi non mi sarebbe dispiaciuto. Adesso, se reagiamo a questo sell-off cinese con della domanda, il che significa che questo diventa un bel pool di domanda come si deve, potremmo ancora fare qualche passo avanti, del tipo di andarci a riprendere di nuovo questo benedettissimo 44-45, che diventerebbe nuovamente un setup long. Quindi rimane un po' come eravamo rimasti l'ultima volta. Eravamo sempre qua sotto, avevamo fatto il nostro costrutto di top e il lower high, tra l'altro costrutto molto simile a questo. Tac, vedete? Non sono un amante dei frattali, delle ripetizioni, eccetera, però è molto simile e quindi è semplice. Saliamo qui sopra, setup long possibile, rimaniamo qui sotto, rimango bearish, andiamo ad aspettare di vedere dove si troverà il nostro low. Se il low si trova sotto i 40.000, ancora più probabilità di essere bearish, quindi con altro setup short eventualmente qua, papam, così, sul bearish retest qua sotto di questa zona magari.
Staremo a vedere poi a seconda di come perdiamo il livello. Al contrario, se rimaniamo in questa zona, vabbè, i setup nella lateralità qui non ne vale neanche la pena. A meno che poi non ci rimaniamo a lungo, perché se ci rimaniamo a lungo comunque e si vede domanda qua sotto, ci può stare andare a grattare sul range low in vista di un eventuale reclaim. Ok, questa è un po' la situazione, visto che il macro rimane comunque bullish. Questo è un po' il quadro su Bitcoin. Adesso spostiamoci altrove, perché Bitcoin l'abbiamo già visto e non è particolarmente complesso. Ethereum. Allora, Ethereum anche lui non benissimo, purtroppo. Bearish retest di questa zona, siamo ritornati ad attaccare questo pool di domanda e adesso c'è da vedere un po' quale ne sarà l'esito, ok? Qua abbiamo un settimanale, se non erro, sì. Vedete, se lo prolunghiamo, tac, facciamo così, opla, lo possiamo prolungare. E c'è da vedere un po' come reagiamo adesso e vediamo, perché la chiusura settimanale dopo domani sarà interessante. Abbiamo anche un settimanale qua che è proprio l'ultimo high. Se lo riuscissimo a recuperare non sarebbe male come situazione, però vabbè, se no, se rimaniamo compressi qui dentro non ci dice ancora nulla, perché siamo tra qua e qua per l'appunto, e sarà l'esito da una parte o dall'altra poi a rivelare quelle che sono le intenzioni, no, di Ethereum, che comunque tutto sommato potete ben vedere che rimane abbastanza bullish, si muove all'interno di questa macro area e nello specifico adesso sta provando a fare questo piccolo uptrend al suo interno. Vedremo il suo esito. Macro area, tra l'altro, insomma, stiamo parlando di 133 giorni di range, cioè non è proprio una cosa così, eh. Se poi lo andiamo a rompere a rialzo, diventa un supportone a dir poco. Poi vediamo il resto, la market cap totale, cosa ci dice di bello. Market cap totale di bello non ci dice ancora niente, se non che c'è follow up ribassista, ma non esageratamente preoccupante, permettetemelo. Guardate, abbiamo sfiorato questo livello qua, sul daily ci dice qualcos'altro, in realtà no, simile a Bitcoin, però ha fatto un higher low sul brevissimo, quindi c'è di peggio, dobbiamo ritornare, se facciamo un bel higher high magari recuperiamo un attimino di spinta. Dominance, cos'è questo 10%? Tezos? Ma mi sto perdendo qualcosa su Tezos? Tezos non me lo son più filato di striscio. E Ren? Mannaggia, qua rimango tagliato fuori da tutto. Fortuna che c'è Luna che mi dà un po' di soddisfazione. Fortuna che ci sei tu. E dicevamo, Dominance crescente, ma al momento è spiaccicata qua sotto e deve un po' decidere da che parte andrà. Eccola, quindi giù o su. E da lì dipenderà al season ancora più galoppante oppure un attimino di passo indietro. Bene amici, io con questo vi saluterei quasi, perché ci siamo proprio, abbiamo visto un po' tutto. E ADA, andiamo a vederlo, giusto, c'hai ragione, che anche ADA è verde e non è neanche malaccio, però come l'ultima volta, beh, adesso è un po' così, no, in canale discendente. C'è da capire un po' qual è la sua struttura, perché entrare ora, cioè se da un lato c'è la possibilità e viene un po' lo sfizio di aprire un long qua a 5.000 e dintorni con lo stop qua sotto, e non è neanche brutto perché è un rischio rendimento discretamente favorevole anche verso i massimi, e se poi rompe i massimi è ancora più favorevole. Ci può stare, però non lo so, mi sembra un po' confuso il grafico, dipende, ci può stare, ma non è uno di quei setup che proprio mi convince al 100%, perché dobbiamo ancora capire che struttura ha intenzione di andare a disegnare. Amici, dicevo, grazie mille di cuore a tutti coloro che si sono abbonati, e che per voi è una cosa potenzialmente gratuita se avete Amazon Prime collegando Twitch, e per me è una piccola donazione che veramente è un piacere, mi fa moltissimo piacere. Se non vi riusciamo a rispondere subitissimo, adesso sapete che abbiamo lanciato la formazione one to one per chi è interessato ad approfondire concetti, a studiare di più alcuni topic, insomma, cioè vi rimando
mando il post pinnato su Telegram dove la spiego bene. È una formazione che offriamo noi, non io in prima persona, ma una persona assolutamente equivalente che lavora con me da 6 mesi ed è sul pezzissimo. Se non vi riusciamo a rispondere in maniera rapida è perché abbiamo tantissime domande, tantissime richieste, volevo dire. Quindi vi chiedo solo un po' di pazienza, ma rispondiamo ovviamente a tutti perché ci teniamo un sacco. Detto questo, io vi faccio un carissimissimissimo saluto e vi auguro un buon weekend e ci vediamo lunedì, come sempre, alle 18:30 sul pezzissimo. Alla prossima!